Il sole, il caldo, i giocatori che arrivano alla spicciolata. Sembra estate, invece siamo in piena emergenza coronavirus, con la Fiorentina travolta di nuovo dal Covid-19. Dopo le oltre 10 positività di marzo, è arrivata una nuova mazzata. La giornata al centro sportivo Davide Astori è stata carica di dubbi e incertezze. Mentre andavano avanti i test, dal cancello è uscito Joe Barone. No, tutto a posto, ragazzi, stanno lavorando. Stanno lavorando, stanno facendo le cose. Io da lontano li voglio abbracciare a tutti, però ovviamente dobbiamo seguire delle regole, però i ragazzi sono a posto, sono mantenuti abbastanza bene. Il DG Viola indossa la mascherina, così come Frank Ribéry, atterrato nelle ultime ore a Firenze. La macchina qua, eccolo qua. Ciao Frank. Buongiorno, come stai? Tutto bene, te? Allora. Il francese sarà sottoposto sia al test sierologico che al tampone per evitare la quarantena. Test ai quali sono stati sottoposti tutti i tesserati viola. Il primo ad arrivare è Pulgar, poi via via tutti gli altri. C'è anche Pezzella, il capitano, uno dei tre giocatori viola guariti dal virus insieme a Cutrone e Vlahovic. Per lui visite prolungate per approfondire anche eventuali postumi. Nel pomeriggio è arrivato Federico Chiesa. I giocatori adesso, su base volontaria, potranno chiedere alla società di allenarsi al centro sportivo. Il calcio sta provando a ripartire, ma per ora si muove nell'incertezza più totale.